Sono super emozionata perché mi avete scritto, sono stata alle poste per chiedere se era arrivato qualcosa, in quanto se mi mandate le cose col fermo poste e io non vado a ritirarle entro 30 giorni, non lo so cosa succede. Scompaiono. No, scherzo. E mi sono arrivato un sacco di lettere e un pacco dove penso che ci sia un libro. Ringrazio Filomena, ringrazio... Questa dall'America? Gnaria Bancic, scusa se non pronuncio bene il tuo nome. Ringrazio Francesca e ringrazio Martina, davvero metto a leggerle, grazie. È per questo che io ho aperto il fermo posta, non per ricevere regali materiali, ma per ricevere queste. Grazie, grazie davvero. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 21 marzo. Siamo già a marzo, sì? È martedì 21 marzo e è martedì, come al solito vlog, bla bla bla, lo sapete, ormai normale amministrazione. E minchia computer, zitto! Ieri lunedì sono apparsa su TV8 come ospite da The Real e ho raccontato la mia storia, è stata una piccola intervista così. Non vi posso mettere qui il video dell'intervista perché per motivi di copyright o comunque hanno loro i diritti su quel video. Quindi vi posso soltanto mettere il link all'intervista nell'info box qui sotto. O comunque qui sotto, da qualche parte ve lo metterò. Per me è stato molto importante perché io, anche se non sembra, sono una persona abbastanza introversa. Non dico che mi sia difficile parlare dei miei problemi perché ovviamente non lo è. Però comunque non mi piace molto parlare in pubblico. Voi direte, ma come? Cioè, ragazzi, realizzate che io in questo momento sono in una stanza a parlare a un obiettivo, a una fotocamera. Non sto parlando a tutti voi, anche se siete tantissimi. E io, sinceramente, sarò ingenua, sarò un po' scema, ma non mi accorgo della quantità di persone che mi ascoltano. A me sembra sempre di parlare da sola, quindi non realizzo che in realtà sto parlando a 10.000 di voi, a 20.000 di voi, o comunque il numero che fanno le visualizzazioni dei miei video. Io di per sé sto sempre parlando a me stessa. Non so, il mio cervello non ci arriva, però secondo me è meglio perché non voglio pensare che davvero ci siano 20.000 persone a guardarmi, perché sennò mi viene l'angoscia. Quindi, comunque, in ogni caso, il motivo per cui io sono approdata su YouTube è appunto quello di portare avanti la mia campagna per promuovere la sensibilizzazione verso i disturbi alimentari, far capire alla gente che cosa sono, e poi sono contenta che il mio canale si sia anche sviluppato verso un aspetto più positivo della mia vita, cioè nell'ambito del fitness, dell'alimentazione e allenamento, comunque la mia vita in generale, perché io vivo così, questa, come la vedete, questa è. Quindi sono molto contenta di aver partecipato. In passato mi era già stato chiesto di partecipare ad altri talk show, cose del genere, non avevo mai accettato perché non era qualcosa che mi interessava, soprattutto perché spesso notavo che lo facevano o mi volevano invitare soltanto per cavalcare l'onda, perché in quella settimana si stava parlando di disturbi alimentari, quindi tutti volevano invitarmi a parlare di disturbi alimentari. Invece The Real mi ha proprio invitato per suo interesse, per parlarne indipendentemente da quello che stavano facendo gli altri, quindi questo l'ho molto apprezzato e poi l'ambiente è stato molto bello. Quindi, ok, grande Silvia, ciao, andiamo avanti con la tua vita, bene. Silvia studentessa, cosa che è principale nella mia vita, cosa che mi martella ogni giorno. Quindi oggi ovviamente sono all'università tutto il giorno. In realtà torno a casa per pranzo perché ho 2 ore di buco, da mezzogiorno e mezza alle 2:30. E ho notato che rimanere all'università e magari finire il pranzo all'1:30, poi ho quell'ora buca che mi distrugge. Cioè, proprio arrivo alle 2:30 che sono KO. Invece noto che se torno a casa, faccio un po' di cose, prendo il caffè e anche se non ho tempo per rilassarmi sul divano, comunque rilassarmi in generale, il fatto di cambiare posto, uscire, vedere luna, stare un attimo a casa, così andare nel mio bagno, mi porta a essere alle 2:30 molto più sveglia. Quindi meglio, questo è l'obiettivo della giornata, non dormire alle 3. Oggi poi non mi alleno perché è martedì e meno male ragazzi, meno male non mi alleno perché sì, sono diminuiti i miei allenamenti, sono passati a 3 invece che 4 e sono a giorni alterni, quindi lunedì, mercoledì e venerdì, ma sono talmente distruttivi o comunque pesanti, cioè do davvero il massimo
che ho bisogno del rest day. Cosa significa, Silvia? Prima non lo facevi? Ni, nel senso, prima facevo un giorno gambe, distruttivo, quindi poi davvero ero stanca quel giorno, ma avevo comunque 3-4 giorni per recuperare, perché poi lo rifacevo il giovedì. E poi comunque quando fai upper, personalmente, io non è che mi distruggo, cioè io non esco da una sessione di upper dicendo basta ragazzi, sono morta, cioè su di me fare gambe è molto più distruttivo. Quindi diciamo che quando andavo a fare upper, per me era ok, andiamo a fare upper, sì sì, spalle, facevo fatica, ma non uscivo distrutta, comunque non ero stanca il giorno dopo. Normale. Invece adesso, facendo un total body ogni volta che mi alleno, praticamente parto dalle gambe e vado alle spalle, quindi le gambe vengono sempre toccate e è come se facessi un mini allenamento di gambe ogni volta che mi alleno. E vi giuro che davvero ho bisogno di questo giorno di pausa. Sento di allenarmi molto più intensamente, di fare molta più fatica durante i miei workout, che è una cosa positiva. E sento che davvero questo allenamento sta funzionando su di me, o comunque che il piano di Fran sta funzionando su di me. Fran, me l'avete chiesto, è il mio coach, si chiama The Iron Manager, sia su Instagram o comunque ha anche lui un canale YouTube, comunque ha anche un sito internet, quindi potete trovarlo. E stiamo provando tante cose diverse per vedere come reagisce il mio corpo. Spesso ho detto che questo stile di vita è 70% alimentazione e 30% allenamento. Recentemente ho letto uno stato su Facebook di Simone, Simo Workout, se lo conoscete su Facebook, Instagram e YouTube, che diceva che in realtà secondo lui è il contrario, quindi 70% allenamento e 30% alimentazione. Quando l'ho letto ho detto, no, ma cosa dice? Cioè, non è, io non la penso così. Poi però, vedendo come adesso sta reagendo davvero il mio corpo, io sono d'accordo. Cioè, io da quando ho iniziato questo allenamento con Fran, solo allenamento, perché non mi ha assolutamente toccato l'alimentazione, me la sono sempre continuata a curare io, vedo il mio corpo cambiato, mi vedo migliorata. Anche Veronica mi dice che ho i glutei che sono saliti, esplosi, sono cresciuti un sacco. E vedo che davvero questo allenamento mi ha totalmente trasformata e mi sta trasformando e mi sta cambiando proprio fisicamente. Sono molto più forte, vi farò vedere, vi parlerò delle trazioni, eccetera. Mi sento molto più soda, mi sento molto più tonica. Mi sento davvero meglio fisicamente e il fatto è che io l'alimentazione non l'ho appunto assolutamente toccata. Anzi, recentemente, come avevo detto nel video precedente, ho persino aumentato i macronutrienti, quindi in realtà non dovrei nemmeno essere poi così tanto definita e tutto. Invece, così, o sono i misteri della vita o è che Fran ci ha beccato giusto, quindi io punterei più sull'altro. Quindi sono davvero contenta di quello che stiamo facendo, del mio approccio a questo cambiamento, a questi continui cambiamenti, cambiamenti di stimoli che bisogna dare al nostro corpo. Non rimanete sempre con lo stesso allenamento fisso tutto l'anno, perché come facevo io andrete in una fase di stallo. Cambiate, variate. Io ad esempio cambio allenamento ogni 4 settimane e vedo che davvero questo sta facendo la differenza. Bene, iniziare la mattina con 10 minuti di chiacchierata raffica è tipico da Silvia, cioè io, solo io posso farlo. Sono le 8:36, c'è gente che a quest'ora ancora non ha aperto gli occhi, io invece sono a cannone. Bene, benissimo. Non mi drogo, no no, assolutamente no. Questo è tutto cibo naturale che fa così. Comunque, andiamo avanti. Bene, allora adesso vado all'università. Per merenda mi porto una semplice mela, perché da quando ho aumentato la colazione non ho più tanta fame metà mattina. Quindi mi porto una mela e adesso vedo se portarmi qualcos'altro, però penso quello. Perché ne ho comprato un sacco pieno all'Esselunga, perché le vendevano scontate a tipo 78 centesimi al chilo. E cioè, quando vedi la frutta o la verdura a meno di un euro, qualunque cosa sia, la devi comprare, è obbligatorio. Quindi sono tornata a casa con questo sacco di mele, che saranno state tipo una quindicina. Ho detto, bene, saranno settimane molto melose. Dopo le settimane molto patatose, visto che un paio di volte ho preso anche una rete da 4 kg di patate, ed essendo da sola e comunque variando le fonti, mi sono durate un bel po',
Comunque, bene, ok, ho preso le mele. Silvia, basta. Sì, se viveste con me mi odiereste. Ciao, a dopo. Dimmi, dimmi. No, che fai? Che fai? Eccomi appena tornata all'università e adesso mi preparo il pranzo easy e veloce, in quanto appunto devo tornare. Cerchiamo di sistemare sta luce. Ok, allora, per pranzo mi faccio una pasta con la barbabietola e feta. È semplicissima e velocissima. Prendo una barbabietola, di quelle già precotte che si trovano al banco frigo dell'insalata in busta, e la frullo. Poi quando è frullata l'aggiungo a un pentolino dove prima ho fatto saltare della cipolla, immancabile, e l'allungo con dell'acqua di cottura della pasta. Nel frattempo a parte cucino la pasta e dopo quando è pronta la scolo e poi la butto direttamente nella padella con la barbabietola. Aggiungo un po' di feta, faccio un po' sciogliere e amalgamare e semplicemente impiatto, aggiungendo poi anche un po' di feta che avevo lasciato da parte. Velocissima e semplicissima. Per merenda che farò dopo le lezioni alle 4:30 circa in aula studio, perché siccome adesso ho il pomeriggio libero preferisco fermarmi in università e continuare un po' a studiare, mettere a posto gli appunti, in quanto so che se torno a casa non faccio più niente, allora preferisco fermarmi un pochino e quindi mi porto la merenda. Per merenda mi preparo il preparo il mio fit fetta al latte, che è praticamente un pancake con del quark in mezzo. La ricetta è sempre la solita, però visto che me l'avete chiesta ancora numerose volte, ve la faccio rivedere. Praticamente prendo lo shaker, una bilancia e inizio. Allora, nello shaker aggiungo 50 g di purea di frutta. Questa io la trovo al supermercato, al Lidl, e costa poco, tipo 70 centesimi, mentre all'Esselunga l'ho trovata persino 1,50 euro, quindi se potete andate al Lidl che costa di meno. Inoltre, se non avete purea di frutta a casa, potete benissimo frullare un frutto, frullate una mezza mela, frullate qualunque cosa, nel senso, cioè questa è già, è comoda perché è già fatta. Però è possibile farla a casa semplicemente. Io ne uso metà di un vasetto, quindi circa 50 grammi. Questo dovevo finirlo perché me l'ero fatto anche ieri. O l'altro giorno. Me l'ero già fatto, quindi devo finirlo. Ok. Poi a questo aggiungo 100 grammi di albume. Olè. Che devo comprare. Poi aggiungo una puntina di bicarbonato. Proprio prendo il fondo del cucchiaino, la metto dentro e a questo aggiungo dell'aceto di mele che lo fa reagire. Al fine di farlo reagire subito bene, do una bella mescolata, così è sicuro che è reagito, e amalgamo anche un po' il tutto. Con un cucchiaio asciutto prendo la farina. Io all'inizio lo facevo solo con farina di riso, poi mi sono arrivate tutte queste farine particolari di MyProtein e quindi ho iniziato a farlo con tutte le farine diverse. Uso praticamente le stesse quantità, 3 cucchiai di farina, però le mischio un po'. Ad esempio oggi farò 2 cucchiai di farina di teff e un cucchiaio di farina di cocco, per dargli un gusto più Kinder Pinguì. Anzi, la farina di cocco è droga, altra droga legalizzata. Adesso basta aggiungere una spolverata di cacao amaro, circa 5 grammi. Alla fine finisco per pesare il tutto perché ho la bilancina qui, quindi, però alla fine potete andare abbastanza d'occhio e poi aggiustare le dosi. Ups, infatti, visto, basta andare d'occhio. Non era 5 grammi, never mind. E inizio mescolando un pochino, però prima aggiungo un po' d'acqua perché, dipendentemente dalla consistenza delle farine, il composto può risultare più denso o più liquido. Ad esempio, la farina di teff assorbe tantissimo l'acqua, mentre quelle normali no. Quindi aggiungo un po' d'acqua a prescindere, perché so che tanto la assorbirà un bel po' d'acqua. L'acqua fa solo che bene, l'acqua non fa ruggine. Quindi metto, ups, l'ho già infilato. Comunque metto questo, che è il miscelatore, che serve per far sì che non faccia grumi. Chiudo bene questo perché sennò faccio come al solito le mie esplosioni per casa e mescolo.
Il composto risulta bello liquido. Sono un disastro. Cioè, ok. Il composto risulta bello liquido. Quindi tiro fuori il miscelatore. Intanto nel frattempo accendo il fuoco sotto la pentolina. E infine aggiungo delle noci all'impasto. A me piace aggiungere queste perché sono deliziose, però ognuno può aggiungere quelle che vuole. Quindi aggiungo 4 gherigli, 2 noci in totale. Potete continuare a regolare la consistenza dell'impasto aggiungendo acqua. Io qui mi sa che ne aggiungerò un goccino. Non mi piace troppo solido, non so. E andiamo a versarlo. Qui è il pentolino che si è già abbastanza scaldato. E aspettiamo che cucini. Più o meno, dai. Quando il pancake è pronto, si è un po' rotto, vabbè, lo giro in un piatto, però ci metto dello Scottex perché ho notato che se lo lascio lì e basta si inumidisce, invece se faccio così non si bagna, non si ammolla, non lo so, sarà perché non sono capace. Comunque qui basta fare così, guarda, sembra fatto perfetto, 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 come direbbe Jimmy, perfetto. Molto importante, mi raccomando, è il fatto che il fuoco sotto il pentolino sia basso, se no brucia. E basta, quando sarà pronto me lo porto via e mi porterò anche in una scatolina del quark. Da quando vi ho detto che ho investito in una padella buona antiaderente, mi avete chiesto che marca sia. Bene, la marca non la so sinceramente, l'ho presa in un negozietto qui a Piacenza, che quel padellino lì me l'ha fatto pagare 15 euro, quindi deve essere buona ed effettivamente è buona. Secondo me dovete capire un po' il livello, la qualità vedendola, magari il fatto che è un po' satinata o meno, e anche dal prezzo, cioè una padellina che ti costa 2 euro sicuramente è una qualità minore rispetto a una come quella che ti costa 15 euro. Non sono la regina delle padelle, non so cosa consigliarvi e sinceramente questa non è una marca precisa, non è tipo Bialetti o cose del genere. Ma una cosa importante che vi voglio dire, di cui io sono stata molto colpevole di questo, è ogni volta che fate qualcosa con queste padelline lavatele subito. Non lasciate che il bruciato si attacchi e non lasciatele lì con i rimasugli di quello che avete cucinato. Lavatele subito, anche solo una sciacquata per togliere tutto, perché davvero la roba si incrosta e se si incrosta queste padelle poi è difficilissimo toglierle. Mi era successo con la padella di Masterchef che mi aveva regalato Jimmy ed è stata davvero una fatica cercare di scrostarla senza rovinarla, perché poi andresti lì con la paglietta, però se vai lì con la paglietta togli il potere antiaderente di queste padelle. A meno che non siano fatte di pietra, però no, no, altro che 15 euro e basta. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Ciao. Sono appena tornata all'università, sono le 7:20 e come nelle migliori tradizioni prima di tornare a casa ho fatto la spesa. Passerà mai un vlog dove io non faccio la spesa? No. Allora, iniziamo prima che Luna ci... Luna. Prima che Luna entri dentro il sacchetto. Ho fatto una spesa molto basic, broccoli, che adesso al Lidl sono in sconto a 1 euro. Ah sì, questa è la spesa del Lidl. Un cetriolo. Quando l'ho visto mi è venuto in mente di fare tipo un'insalata greca con la feta e quindi, proprio presa da questo spirito di insalata greca, ho preso non una ma ben un sacco di cipolle rosse. Giustamente, vuoi fare un'insalata greca, prendi un sacco di cipolle rosse e in abbinato le cipolle dorate, perché si sa mai che si mangino troppo poche cipolle in questa casa. Delle ricottine, queste monoporzione da 100 grammi.
E il motivo per cui in realtà ero andata al Lidl era perché mi erano arrivate delle soffiate circa il ritorno sulla grande scena dello Skier. È stato avvistato a Milano ed è stato avvistato da qualche altra parte. Quindi sono andata tutta felice di poterlo ritrovare, ero già pronta a farvi il balletto, ma niente, quindi non c'era e quindi mi sono dovuta accontentare del Quark. Luna, Luna. Ma le vedi? Sto filmando! Dimmi, adesso vuoi il Quark? Poi per finire... Cioè, io non lo so perché, come sia successo, come siano entrati nel mio carrello, ma ho deciso di comprare degli omogenizzati al vitello. A mia discolpa, sono senza aggiunta di sale, senza aggiunta di aromi, senza lattosio, senza glutine. Gli ingredienti sono solo acqua di cottura, carne di vitello, farina di riso integrale. Cioè io ho questa passione per gli omogenizzati da quando sono piccola, li ho sempre amati. Mi piacciono da morire. Quindi, boh, non giudicatemi. Sono la cosa più buona del mondo. Bene. Dopo questo, metà di voi se ne sarà già andato. Per chi è rimasto, prepariamo la cena. Come cena faccio qualcosa di molto basic, cioè due bistecchine con dei fagiolini, perché non ho assolutamente voglia di cucinare altro, però voglio provare a fare delle chips di patate al microonde. Praticamente oggi ho un po' studiacchiato la ricetta, sì, dovevo studiare, devo stare attenta a lezione, ho visto che praticamente si tagliano a fettine le patate, poi le fettine devono essere messe a bagno nell'acqua fredda finché rilascino un po' l'amido. Poi devono essere asciugate e poi semplicemente messe su uno scottex, su un piatto, e infilate in microonde a massima potenza e poi controllate ogni 2-3 minuti. Alla fine in realtà non ho messo il forno a microonde a massima potenza, ma ho usato una delle funzioni del forno a microonde, che è la funzione bake. E infatti sta funzionando perché... Ok, sono un po' bruciacchiate, però me le ha gonfiate un sacco e... Crocca. Beh, il resto delle patate sono ancora in forno a cucinarsi, ma io inizio a mangiare, perché sennò si fredda.